Sorrento, momento di grande sentimento con Enzo Bragnaniello per ricordare il tuo percorso importante, professionale, di grandi album, di premi Tenco, però oggi è anche una giornata particolare, Enzo. E se pensiamo a Nera Metà, Terra Mia, io penso anche ai tuoi pezzi sulle donne, ai pezzi, c'era proprio un tuo fans prima fuori al teatro che mi parlava della tua poesia, dei tuoi testi di sentimento, e questa è la cosa che per me è stata molto emozionante. Meno male. È la verità. Ma sai, le canzoni insomma, non è che le penso, se tu pensi di scrivere una canzone, la canzone devi lasciarti andare, capito? Devi essere ispirato. Sai, è un meccanismo così strano che io facessi da tanti anni, ancora lo devo capire bene, però so che quando sento una sensazione, prendo la chitarra oppure la penna, mi arrivano delle cose, io mi divertono, insomma, penso di scrivere molto la parte invisibile della vita, che è quella più, secondo me, è quella più interessante, perché noi sempre, secondo me, il corpo, la materia è in prestito, è qualcosa per esplorare il pianeta, ma noi siamo l'interiorità, e l'interiorità è qualcosa di magico, di sacro, che devi portare anche rispetto. Per cui scrivere una banalità così, tanto per fare una canzone e stare in mezzo a tanti altri. Cioè, tu mi fai pensare a tre cose, la sensibilità e l'anima, l'anima, che c'è una canzone di Pino, però guardando un po', io ti seguo da tanti anni, però c'è Donna, sono 20 anni, non vorrei sbagliare, 20 anni che hai fatto questo pezzo. Donna ho scritto nell'85, sono quasi 40 anni. Io da una visitazione su YouTube nel 2013 era una nuova, diciamo, arrangiamento, perciò pensare, nuova arrangiamento. È ancora attuale, no, questo tema? Purtroppo il tema sarà attuale fin quando le persone non si evolvono spiritualmente, si evolveranno spiritualmente, perché non è una questione di cultura o di chissà che cosa, perché una persona debole è facile che fa del male agli altri. Invece, prendendo coscienza di essere un essere speciale, fare in modo che la sua anima si eleva, si illumina, non arriverà mai a fare del male agli altri, né agli uomini e né alle donne. In generale. Ti ringrazio molto di queste belle riflessioni, e io l'emozione mi ha preso prima, però voglio concludere. Noi andremo su Napoli Flix, su un programma che si chiama Super Santos, parliamo di calcio Napoli, parliamo di cultura napoletana, e tu sei rappresentante di un mondo, questo mondo universale di Napoli, che esprime veramente sentimenti, ricchezza di sensibilità, come dicevi tu. Ma vogliamo dare un messaggio ai ragazzi di avvicinarsi alla musica, perché tu fai musica da tanti anni, hai cominciato da piccolo, hai conosciuto di maniera, c'è un mondo veramente molto bello, no? C'è l'armonia, il messaggio ai ragazzi. Il messaggio che posso dare ai ragazzi è di, innanzitutto, la vita, di non prenderla proprio sul serio, di essere più semplici, più mettersi più in sintonia con gli elementi naturali della vita, perché la musica, quello è un dono, io lo chiamo il filo d'oro, o ce l'hai o non ce l'hai. Poi è normale, la musica piace, però fare musica devi anche seminare qualcosa dentro di te, perché la musica non arriva così. Insomma, quello che voglio dire ai giovani è di fare di tutto per essere felici. Bellissimo, ti ringrazio molto, andiamo a tasso, al concerto.
sentiamo bella musica, belle parole, grazie Enzo Pagnaniello, un esempio, e grazie allo staff e a Giulia che ci ha ripreso questa bella intervista, grazie anche allo staff del ristorante Tasso che ci ha ospitato qui a Sorrento. Tanti auguri, buon anno. Grazie di cuore Enzo, grazie di cuore.